Sporacci, buon Natale! Vi ricordo che dalla prossima settimana partiranno dei video molto particolari qua sul canale, ma stasera verso le 18.30, se non avete nulla da fare, passate pure sul sito Viola per una live dove ci faremo gli auguri in diretta e vi darò anche qualche anticipazione su cosa in mente per l'ultima settimana dell'anno. Ci vediamo dopo! Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, beh, questo round era facile. Però quanto fa ridere? Designing Anime si conferma come uno dei più veloci e azzecca il titolo aggiungendo giustamente che si tratta di una mod. Le risposte sbagliate mi hanno spaccato in due, ma prendo quella più nostalgica. Mitico Joseph che tira fuori uno dei meme italiani più belli mai fatti su Resident Evil. Quanti ricordi! Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche durante le festività. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima per una vigilia poraccia al 100%. Infatti decreteremo il GOTY 2021 secondo la community di Porion e inoltre andremo a vedere l'ennesimo leak riguardante i giochi del PlayStation Plus di gennaio. E questa volta Sony sembra aver fatto le cose per bene. Prima del congedo natalizio chiedo un ultimo sforzo ai soldati poracci impegnati in prima linea sul fronte della conquista non violenta di YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da qualche notizia al volo e direi di iniziare dall'argomento preferito dei poracci. Switch Pro, intendevo gli sconti. Se infatti Nintendo eShop e l'Epic Game Store hanno dato il via alle danze già da una settimana abbondante, proponendo delle campagne di saldi niente affatto male, adesso è il turno anche di Sony e Steam. Sul PlayStation Store sono partiti gli sconti di gennaio, con prezzi in offerta fino al 75%. Sono oltre 1000 i titoli a rientrare in questa campagna e così al volo mi viene da segnalare Harvey, Kena a 30 euro, It Takes Two a 19, Sekiro a 35 e Cuphead a 14. Per Steam il discorso è molto più complesso, visto che i saldi invernali, che dureranno fino al 5 gennaio, si aggiornano quotidianamente e ogni giorno è possibile trovare delle offerte molto interessanti a prezzi stracciati. Quindi vi aspetto nei commenti. Voi avete puntato a qualcosa in particolare? Mentre aspettiamo Sonic Frontiers, dal web è emerso un prototipo di un gioco di Sonic che purtroppo non ha mai visto la luce. Il concept era estremamente interessante. Si trattava infatti di un gioco mobile che ripensava il level design classico della serie sviluppandolo in verticale per adattare il gameplay allo schermo degli smartphone. Da giocare ovviamente solo con il touch, il titolo ricorda molto quello che è stato fatto con il brand di Mario in Super Mario Run. Incredibilmente Sega non diede il via libera al progetto e gli autori, ovvero lo studio Nitrom, furono costretti a fermare i lavori. Ad oggi rimane solo questo video, preso da una demo, che conferma lo stato avanzato in cui si trovava l'engine di gioco, un vero peccato che alla fine non se ne sia fatto nulla. E chiudiamo con un piccolo aggiornamento per i fan di Klonoa. Il ritorno del personaggio Namco sembra sempre più certo, visto che il recente marchio registrato, Klonoa Fantasy Reverie Series, dopo essere stato depositato nel Regno Unito è comparso anche nei rispettivi portali canadesi ed europei adibiti alla registrazione delle proprietà intellettuali. A questo punto credo sia solo questione di tempo e credo proprio che nel 2022 sentiremo di nuovo parlare di Klonoa, molto probabilmente con l'annuncio di una collection comprendente i primi due episodi. Ma passiamo alle notizie del giorno. Dopo classifiche amatoriali e un po' ingenue proposte da eventi minori come i The Game Awards o da portali di piccola entità come il Time, è giunto il momento di decretare quale sia il GOTY 2021 per l'unica community che conta veramente, quella dei poracci. Sul Porion infatti ho aperto un sondaggio e vi ho chiesto di esprimervi su quale sia, secondo voi, il gioco dell'anno e questi sono i risultati. In quarta e ultima posizione, con il 7% di voti l'uno, abbiamo un pari merito che comprende sia Forza Horizon 5 sia Psychonauts 2 e sono felicissimo che questi due titoli siano riusciti a impressionare una community che di base è più orientata verso le produzioni.
produzioni Nintendo. Pensate che Forza Horizon 5 non è stato messo neanche tra i papabili GOTY dai The Game Awards, un vero crimine a cui abbiamo rimediato. Psychonauts forse si meritava di più? Probabilmente sì, ma rimane purtroppo un gioco che hanno conosciuto in pochi, nonostante, secondo me, abbia il potenziale di piacere a tantissimi giocatori, soprattutto agli amanti dei platform di Mario. Andando avanti abbiamo un triplice pari merito in terza posizione, con il 13% di voti per Shin Megami Tensei 5, Returnal e The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Bene così per la remaster di Zelda, sono felicissimo che questa riedizione, che è stata criticata appena annunciata, alla fine abbia saputo conquistare il pubblico dei poracci e abbia aiutato nel ripulire il nome di uno dei capitoli più controversi della serie. Sono fiero di voi per Shin Megami Tensei 5, forse uno dei migliori JRPG degli ultimi anni, che rimane però un titolo che in Italia e in Europa avranno giocato in pochissimi. E impressionante anche la presenza di Returnal. Non solo si tratta di un titolo Sony, ma in più di un'esclusiva anch'essa estremamente di nicchia, rivolta ad un pubblico di hardcore gamer. Sono strafelice che lo abbiate apprezzato tanto quanto l'ho adorato io. Seconda posizione per la remaster di Super Mario 3D World più Bowser's Fury, e ci sta tutta. Il 20% dei voti va non solo a un platform geniale e divertente sia in singolo che in co-op, ma anche alla sua espansione standalone, Bowser's Fury, che spero con tutto il cuore sia una sorta di antipasto di quello che la serie di Mario ha in serbo per noi in futuro. In prima posizione, con il 27% di voti, non poteva che esserci lui, il re di quest'anno, il gioco con cui probabilmente vi ho portato allo sfinimento. Metroid Dread. Il ritorno della saga principale di Samus Aran è stato a dir poco folgorante. Da qualsiasi punto di vista lo si guardi, Dread è un centropieno. È sì un ottimo Metroid, ma anche un incredibile Metroidvania. In Italia purtroppo è stato un po' ignorato dal pubblico e dalla critica, ma per fortuna ci siamo noi a portare in alto con fierezza il nome di Metroid, sperando che il 2022 continui a riservarci sorprese relative alla serie. E chiudiamo parlando dei giochi offerti con il PlayStation Plus di gennaio. L'offerta mensile di Sony infatti è stata nuovamente leakata, ma questa volta ci sono buone notizie. Gennaio infatti si prospetta come un mese eccezionale, almeno per gli abbonati al PlayStation Plus. È di nuovo merito del portale D-Labs se possiamo sapere con anticipo i giochi proposti nella Instant Game Collection. E direi che dopo 4 mesi di fila di leakate precise e corrette, quelli di D-Labs si meritano il premio di miglior leaker dell'anno. Complimenti. Sono tre i titoli che si aggiungeranno alla libreria in offerta del PlayStation Plus e sono i seguenti. Abbiamo in doppia versione PS5 e PS4 Deep Rock Galactic, poi sempre per PS4 e PS5 Dirt 5 e per chiudere, solo per PS4, Persona 5 Strikers. Dirt 5 è un racing game uscito poco più di un anno fa che ha ricevuto ottime recensioni più o meno ovunque. Magari non ci troveremo di fronte a un Forza Horizon 5, ma la qualità delle corse off-road proposte nel titolo Codemasters non ha nulla da invidiare ai suoi più blasonati rivali. E sai che ti trovi di fronte a un titolo di qualità quando scopri che parte del team che ha messo la firma su Dirt 5 ha lavorato precedentemente a vere e proprie pietre miliari del genere, come Drive Club e MotorStorm. Persona 5 Strikers è invece il sequel in stile Musu di Persona 5. Anche qui ci troviamo di fronte a un gioco relativamente recente che ha incontrato il favore della critica. Se avete giocato a Hyrule Warriors, immaginatevi più o meno lo stesso gioco, almeno a livello concettuale. Ovvero un Warriors che però modifica la sua struttura di gioco per rimanere fedele al materiale d'origine, ovvero le meccaniche e la lore di Persona 5. Quindi si tratta di un particolarissimo ibrido a metà tra un Musu e un JRPG, che potrà risultare interessante anche a chi non ha mai giocato il titolo base, mentre per Deep Rock Galactic il discorso è diverso. Si tratta di un titolo molto meno conosciuto rispetto agli altri due, ma non per questo va sottovalutato. Si tratterà infatti di un titolo aggiunto al Day One sul Plus, ma che in realtà è apparso su Xbox e PC a maggio dello scorso anno ed è uno sparatutto in prima persona incentrato sul PvE, dove fino a 4 giocatori dovranno esplorare insieme un pianeta alieno che si configura come un sistema di caverne generate proceduralmente. Se siete appassionati del genere, dategli una chance, perché Deep Rock Galactic viene spesso indicato come uno dei massimi esponenti della categoria, già dalle sue fasi di Early Access. Insomma, si tratta di un mese niente male, non trovate? Speriamo che per il 2022 Sony mantenga questo livello qualitativo e che l'eventuale arrivo di Spartacus rappresenti un'occasione per dare una svecchiata a un abbonamento che troppo spesso risulta non sfruttato a dovere. Vi ricordo che i titoli saranno disponibili dal 4 gennaio, quindi avete ancora un po' di tempo per riscattare i titoli del mese corrente. Intanto però fatemi sapere cosa ne pensate dell'offerta del PlayStation Plus di gennaio.
E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo al video e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a fra pochissimo, in live, oppure a lunedì per un nuovo video. Intanto colgo l'occasione per augurarvi buon Natale e come al solito vi invito a fare i bravi, riposarvi, nerdare duro, ma soprattutto magnare. Noi ci vediamo presto, io sono il Poroporion, Michele Goti, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! È tutto storto.